Allora, prima di passare all'allenamento, perché poi prima di passare all'allenamento, anzi, non lo facciamo dopo. Dopo l'allenamento parleremo. Ne parliamo dopo, no? Prima parliamo dell'allenamento, sennò poi mi sconvolgiamo tutto. Parliamo prima di come mi alleno io, come mi alleno alla paglia, e poi parleremo un pochettino degli aspetti mentali legati. Queste cose non vanno fatte in mira, cioè lo faccio dopo, no, anzi lo faccio adesso, no, certo. Allora, intanto dopo parleremo un po' degli aspetti mentali, no? Dove, come attivare una frase che è super vituperata, che però in effetti è alla base di tutto, e quindi anche del tiro con l'arco. Crederci è il miglior modo di riuscire. Quindi vedremo come messo alla base questa frase, crederci, come tante cose poi alla fine ricongiungono tutto a quello, no? Tutto a crederci è il miglior modo di riuscire. Perché? Se non abbiamo una forte autostima nostra, perché noi se nasciamo con una fortissima autostima e siamo ottimisti, non ci porremo mai il problema di credere e quindi riuscire, uguale a riuscire. Perché ci autoprofetizzeremo sempre la mala sorte. Quante volte, tutte le volte che in gara si fanno meno punti che l'allenamento, è perché abbiamo fatto un'autoprofezia negativa. Non ci sono dubbi fisici, è solamente che non abbiamo consapevolezza di noi, non abbiamo autoconsapevolezza. L'autoconsapevolezza si allena. Chi non ce l'ha, la allena e farà in gara esattamente quello che fa in allenamento. Non c'è nessuna ragione al mondo che ciò non avvenga. Detto questo, lo vedremo dopo, se c'è qualche metodo al riguardo, come mi alleno la paglia, perché tante volte che sento troppo, è quella, bisogna allenarsi alla paglia, però tutti quelli che ho visto allenarsi alla paglia hanno fatto ginnastica, non si sono allenati alla paglia, si hanno fatto... Non fanno neanche aerobica, perché la frequenza cardiaca sale forse di 3 battiti al minuto, quindi non serve molto. Sì, vabbè, forse al tricipite, al deltoide, qualche effetto fa. Ma in effetti il perché ci si allena la paglia è tutt'altro. Quindi ci si deve allenare con più metodo alla paglia che addirittura al tiro, perché è lì che si costruisce il tiro, no? È lì che si forma le fondamenta. Ricordatevi, i fondamentali sono la base di un triangolo, il vertice del triangolo, che è la nostra performance, sarà tanto più alto e stabile per quanto la base sia larga, e alla base ci sono i fondamentali. I fondamentali si costruiscono alla paglia. Perché dico questo? Io adesso non sto parlando ad atleti super agonisti, però almeno questo lo dovete fare, ve lo dovete a voi stessi come arcieri, almeno metà del tempo che è passata a tirare con l'arco, quanto vi allenate mai? Solo le gare? No, due volte alla settimana, benissimo. O un'ora, o mezz'ora, o 20 minuti. Meglio se ho più di un'ora. Metà, ponetevi questo, metà del tempo lo dovete passare a fare degli esercizi. Io ve le do gli esercizi, le mettiamo, quindi avete la pappa già pronta. Almeno metà del tempo le dovete passare a fare gli esercizi. Il vostro tecnico, e qua parlo ai tecnici, dovete essere il meno invasivi possibili in questo periodo, in questa fase, e cioè controllare solamente i tempi, i ritmi,
e gli allineamenti. Il resto non lo fate, dovete delegarlo, che venga delegato, ecco lì che entra in gioco la costruzione. Entra in gioco la costruzione. Detto questo, come mi alleno la paglia? Come mi alleno la paglia? Allora, alla paglia. Lo dico dopo. Ve lo dico subito. Come mi alleno la paglia? Allora, alleno due cose. La tecnica e la visualizzazione. Cos'è questa visualizzazione? È una fase molto importante che viene trascurata. Addirittura mi sono accorto che non è che venga trascurata, non viene capita o viene fatta inconsapevolmente. E ecco che ci riallacciamo a questo crederci è il miglior modo di riuscire. La visualizzazione non è altro che un corollario di questa formulazione ottimistica che do di autoefficacia. Perché se io in una fase del tiro innesco dei pensieri positivi o addirittura riesco a visualizzare un bel tiro che ho fatto, ma basta un secondo, io avrò fatto nella mia vita un tiro che mi ha dato soddisfazione, che sapevo che andava nel 10 ancora prima, appena ho rilasciato. Tutti, dai, non dite di no, tutti ce l'avete in testa questo tiro, e beh, fatelo vostro. Cioè, quando cominciate il tiro, voi dovete cominciare con questo pensiero preminente, è importantissimo. Il miglior arciere del mondo è quello che sogna ad occhi aperti, è quello che è in grado di sognare ad occhi aperti, in modo positivo. Allora, diciamo che la prima fase, allora io avete visto che bella dragona che io ho autocostruita? Secondo me sono le migliori, sono queste. Costo 10 centesimi. Allora, in una prima fase alleno prima la mano dell'arco e poi la mano della corda. Quindi mi pongo di tirare 18 frecce, da 18 a 36 frecce, minimo 18. Quindi 3 vole da 6, non sono poi un'esagerazione, 3 vole da 6. 3 vole da 6. E lo faccio in due fasi, una alleno 18 frecce la mano dell'arco e 18 frecce la mano della corda. Cosa faccio? Vado in ancoraggio. Vado in ancoraggio e mi concentro su questa mano qua. Allora, come ci si arriva a fare questo rilascio? Ci si arriva alla paglia, anche perché la paglia in palestra potete tirare mentre gli altri vanno a recuperare, perché siccome tirate a 3 metri non ammazzate nessuno, normalmente si può fare. Allora, perché io faccio questo rilascio e io sono in grado, tutti gli archi nudi devono essere in grado di fare questo, di rilassare il polso all'istante. Devono essere in grado di fare quello. Le dita devono rilassarsi completamente e devono essere in grado di fare questo. Dovete riuscire. È questione di destrezza, è questione di puntarsi, è questione di volontà, è questione di... Se voi riuscite a fare questo, è una goccia che avete messo nel vostro puzzle e da quella non andrà più via. È una variabile in meno. Quindi voi dovete fare questo movimento qua. Come lo fate? Qui guardate l'allenamento è guardarci la mano. Tutto si deve rilassare, le dita. Io non voglio vedere gente che tira così, piuttosto gente che tira così. Ma il polso si deve rilassare. Come lo faccio alla paglia? Mi metto alla paglia, a 3 metri. Vado in ancoraggio.
e mi concentro, guardo, proprio guardo solo la mano del lago, guardo in ancoraggio, guardo la mano del lago, si rilassa e parte. E il rilassamento deve essere completamente inconsapevole. E questo è il primo allenamento che io devo fare. Basta anche senza andare a cercarsi rogne, perché può essere che voi enfatizzate il gesto. Quello che può capitare è che non avvenga così inconsapevole come lo faccio io, perché io lo faccio in modo del tutto, vi assicuro, inconsapevole. Può darsi che voi enfatizzate il gesto di lasciare. Abbiamo detto che una volta raggiunto l'ancoraggio, ecco, questa è una frase che avevamo lasciato in sospeso, Adriano non si è stato attento, dove mi dico, una volta che abbiamo raggiunto l'ancoraggio non dobbiamo più fare niente, quindi il polso si deve rilassare. Io sono in equilibrio. Cosa vuol dire? Sapete tutti che il fondamentale del tiro con l'arco è l'equilibrio dinamico. Cosa vuol dire equilibrio dinamico? Distribuzione. Fermi, niente aumenta, niente diminuisce, quindi io sono in equilibrio dinamico. A quel punto lì rilascio e polso si devono, deve avvenire il fondo. E cioè sono cercato gli allenamenti, ho visto i contenuti, tutto. Ora devo rilasciare. Questo è avvenuto istantaneamente, del tutto inconsapevole. Potrebbe avvenire non in modo inconsapevole. Se io non lo faccio, in modo conscio, potrebbe essere che ho fatto una cosa di questo genere, e cioè ho aumentato le forze che erano in equilibrio, e questo non deve avvenire. Quindi, alla paglia serve a costruire il gesto negli automatismi sul coscio. Come lo combino con il follow through? Cioè, io ho paura di rilassarmi già prima, se penso che devo rilassarmi. Sì, adesso stiamo costruendo la tecnica, non abbiamo ancora messo gli impatti mentali. Questo ci serve solo a costruire, forse ho sviato io all'ultimo. Stiamo costruendo il fatto che dobbiamo rilassare, in equilibrio dinamico dobbiamo rilassare. Dopodiché passiamo alla mano. Abbiamo detto che in questa fase qua ho solo guardato questa. Mi sono disinteressato del. Quindi in modo conscio mi sono guardato la mano, concentrato sulla mano, e in modo conscio ho solo cercato il rilassamento delle dita, tutto il resto non era conscio, perché le dita si devono tutte rilassare dalla mano. Il mignolo, la tensione dell'unico mignolo, porta tensione fino qua, gravissimo. Quindi la mano si deve rilassare. Dopodiché penso al rilascio, si vede il rilascio. Se ti gira il contrario. Ti giriamo il contrario. Bisogna andare a prendere quello là. Andiamo a prendere quello là. Chi mi dà una mano?